Abbiamo concluso questo giro di relazioni, possiamo allora dare la parola prima a Stefano Musolino e poi a Alfredo Sicuro. Grazie, proverò ad essere brevissimo considerato l'orario e incomincerò con un approccio quanto più possibile conciliativo, anche per avere ancora l'occasione di avere con noi l'avvocato Spigarelli in futuri convegni. Io credo che ci siano alcune cose che un po' uniscono quelle che sono le sensibilità giuridiche che si riuniscono in questa sala e che sono state ben rappresentate a questo tavolo, e credo di poterle interpretare nel senso di ribadire la necessità di un doppio binario che sia quanto più ristretto possibile rispetto alla funzione tipica che lo ha giustificato. Ogni qualvolta nel sistema dei contenitori che ci ricordava prima Piero Gaeta vengono introdotte nuove fattispecie che tradiscono quella che è la giustificazione originaria del sistema del doppio binario, ecco che in qualche maniera il sistema entra in torsione. Quella armonia olistica di cui ci parlava sempre Piero Gaeta viene meno, trova a meno senso. Parlo per esempio, tra le tante cose che sono state dette, all'ampliamento delle ipotesi di confisca previste per le misure di prevenzione in tema di criminalità organizzata pura, ad altre forme di criminalità che non hanno affatto quelle caratteristiche. Basta pensare alla demolizione progressiva della novella del 275,3 di cui si è fatta portatrice la Corte Costituzionale, a conferma che però anche lì, che è una conferma che non è, tornando ad usare con attenzione, e poi dirò perché ci vuole grande attenzione secondo me, alcune delle terminologie che sono state usate, in particolare da Massimo Donini oggi, che non è un tema e un'esigenza del diritto penale del nemico, e che non è nemmeno un tema e un'esigenza legata a una necessità di agevolare gli strumenti di prova in capo al pubblico ministero, ma è piuttosto, e in questi termini il sistema ha avuto tenuta sia internazionale che nazionale, la presa di consapevolezza sulla base di una ponderosa, aggiungerei, stratificazione giurisprudenziale, che abbiamo a che fare con un fenomeno criminale particolarmente complesso. Ogni qualvolta invece tendiamo ad applicare regole che nascono, regole di interpretazione di questi fenomeni e di contrasto a questi fenomeni, che prescindono da quelli che li ha giustificati, ecco che lì interviene il cosiddetto diritto penale del nemico. Perché effettivamente l'azione penale, l'azione preventiva, esorbita quello che è il dato fattuale tipico che l'ha giustificata e va ben oltre. Per quanto speciosa possa essere un'assimilazione tra un corruttore seriale e un soggetto intraneo, un'associazione a delinquere di stampo mafioso, è un'assimilazione che non ha corrispettivo fattuale. E perciò l'applicazione di quegli strumenti, pensati in una logica di fronteggiare, comprendere e dare gli strumenti per provare a neutralizzare, per come è tipico, perché la neutralizzazione, come ci è stato ben spiegato, non è del diritto penale del nemico, non è che ogni volta parliamo di neutralizzazione questo significa diritto penale del nemico. La neutralizzazione del diritto penale è un obiettivo costituzionalmente previsto, ci è già stato spiegato. E quando si va oltre quell'obiettivo, perché c'è un fraintendimento della base del soggetto rispetto al quale, della base fattuale del soggetto rispetto al quale questi strumenti vengono azionati, che si verificano tutte queste torsioni. Credo che perciò una base comune su cui impegnarci a lavorare per il futuro sia garantire una restrizione sempre più evidente di questo doppio binario, che diventa eccezione e continua a restare allora sì eccezione al sistema, ma solo perché dobbiamo fronteggiare un fenomeno criminale particolarmente complesso, che è sempre molto più avanti rispetto a quello di cui noi stiamo parlando.
Perché le indagini che stiamo svolgendo ci riportano un 'ndrangheta in particolare, perché è questo di quello di cui stiamo parlando, terribilmente invasiva. Terribilmente invasiva al punto da invadere la stessa giurisdizione e gli attori della giurisdizione, perché questo è un distretto in cui abbiamo avuto avvocati coinvolti in procedimenti significativi per fatti di criminalità organizzata, abbiamo avuto magistrati che sono stati coinvolti in procedimenti significativi di criminalità organizzata, abbiamo avuto magistrati che sono stati trasferiti per procedimenti disciplinari attuati. E questo non perché siamo particolarmente sfortunati, ma perché abbiamo un fenomeno criminale che ha una capacità pervasiva assolutamente straordinaria. E che cosa ha fatto questo fenomeno criminale con questa capacità pervasiva così straordinaria? Ha scelto lucidamente, Rosi Bindi è una commissione parlamentare antimafia, eravamo con Giuseppe Lombardo, il procuratore, se non ricordo male, ci disse: ma dice, ascoltami, poi alla fine sta 'ndrangheta, però a livelli suoi referenti politici, dice, non ci sembra, perché giustamente i riferimenti erano cosa nostra, quindi Andreotti, dice, ma la 'ndrangheta alla fine, ecco, forse la 'ndrangheta ha capito prima quanto poco conti la politica, e da sempre ha fatto patti con sistemi criminali paralleli alla politica che la condizionavano realmente, e ha accumulato, grazie al traffico di cocaina, una quantità di capacità di finanziamento che è in grado di farla sedere a tavoli significativi dello scacchiere economico nazionale e internazionale. Questo è il fenomeno con cui ci stiamo confrontando. E se l'avvocato Spiegarelli diceva ci ha messo nelle condizioni, nelle sue condizioni, ma io voglio mettere nelle condizioni di quando io indosso la toga, mettetevi nella stessa condizione, provate a mettervi, scritto l'avvocato Spiegarelli, da parte del giudice, cioè che riceve quel procedimento, lo devi definire magari con giudizio abbreviato, nei tempi che sono concessi dai termini di scadenza della custodia cautelare. Poi andate a vedere qual è l'organico della magistratura regina e ditevi, chiedetevi, se abbiamo un sistema capace di fronteggiare un fenomeno criminale di questa dimensione. E allora qual è il pericolo? E chiudo, per mi sono permesso di essere breve, quindi. Qual è il pericolo che io vedo insito anche nel nostro convegno e nel modo in cui dobbiamo affrontare queste cose? Quello di non accettare la complessità dei fenomeni. Il tema della prevedibilità del diritto può essere declinato in vari modi, può essere declinato e vale sempre, però il modo in cui lo declini, cosa ti spinge ad affermare, ribadire, valutare, utilizzare come valore e criterio il tema della prevedibilità del diritto, poi fa molto nel foro interiore in cui i magistrati sono chiamati a decidere, e lo influenza significativamente. È una delle ragioni del nostro essere gruppi associati, anche questo, confrontarci su queste cose, sapendo che ci è dato un potere conformativo, un potere di tipizzazione della norma, rispetto al quale, come ha detto benissimo anche Maria Rosaria, il nostro giudizio valoriale interiore non è mai neutro, non può esserlo neutro. E allora il tema della prevedibilità, Max Weber lo diceva, lo hanno ripetuto ancora di recente moltissimi, anche magistrati autorevoli. Il tema della prevedibilità, cioè il giudice quale strumento della certezza del diritto in funzione propulsiva dell'economia, la necessaria calcolabilità del diritto in un sistema come quello moderno, in cui di fatto sono i grandi poteri economici che governano e condizionano la politica. Se decliniamo e se abbiamo attenzione alla prevedibilità in questo sistema, attenzione a non creare una coscienza della magistratura pigra,
una coscienza della magistratura che non accetta di confrontarsi con la complessità del problema e magari a fronte di assunto garantismo a tutti i costi sceglie sempre la soluzione più semplice e più facile per risolvere e dare risposte a fenomeni complessi. Nella complessità di cui ci stiamo parlando, io credo che questo sia un pericolo che dobbiamo mettere in conto. C'è, ed è stato detto anche questo, una metabolizzazione dell'approccio interpretativo che può portare alla tentazione, soprattutto a fronte dei numeri di cui vi ho parlato. Perché una delle tentazioni che il giudice soffocato da fascicoli potrebbe avere è proprio questa: accedere ad un modello interpretativo che rifiuti la complessità per accettare soluzioni facili dietro lo schema del garantismo. Io credo di queste cose ci dobbiamo interrogare per continuare ad avere una visione complessa del fenomeno, e per farlo però dovremmo anche, come dire, uscire fuori da alcuni luoghi comuni. Che la prevenzione sia il luogo del sospetto, che la prevenzione sia il luogo della inversione dell'ordine della prova, come posso dire, sono sofisticazioni di parole che rischiano, a mio giudizio, e sempre per quel problema che vi dicevo del foro interiore, di condizionarsi significativamente. Perché in realtà la prevenzione non è il luogo del sospetto, è il luogo dell'indizio. E come potrebbe essere diversamente, posto che il tema di prova non è l'accadimento di un fatto, ma un giudizio di pericolosità? E però basta dire che invece di essere il processo dell'indizio è il processo del sospetto, ed ecco che nella coscienza di ciascuno le misure di prevenzione possono diventare un luogo, diciamo così, di discredito, una macelleria del diritto, che sinceramente è una bestemmia dopo l'opera di giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione di cui la magistratura italiana si è fatta carico. E affermare che vi è l'inversione dell'onere della prova in materia di prevenzione economica e vuol dire non confrontarsi con gli argomenti delle sezioni unite, della Corte Europea, perché essendo in ballo non il diritto alla libertà personale ma l'assegnazione di un bene, è del tutto ordinario, succede anche nel diritto civile, che queste cose vengono definite attraverso anche presunzioni. Allora il tema non è l'inversione dell'onere della prova, il tema è che per stabilire che viene assegnato un bene vi sono delle presunzioni, e sulle presunzioni, che sono sempre relative, qualcuno deve dirmi che quella presunzione in quel caso è una presunzione che non è valida. Non c'è un'inversione dell'onere della prova, però a seconda del modo in cui noi parliamo di queste cose, questo influenza il foro interiore del giudice, questo interesse influenza quella che è anche la coscienza, diciamo, del magistrato nel momento in cui si propone. Ed è vero che il contraddittorio è il luogo illuminato del processo, ma che è anche vero che una regola come quella del 190 bis evita quello che succede stabilmente nei procedimenti ordinari, che cioè a fronte di un mutamento del collegio la difesa chiede la rinnovazione dell'istruttore dibattimentale e poi non faccia una domanda. Alcune... Io questo dico, allora ritroviamo una base comune per ripensare a queste cose senza approcci pregiudiziali precostituiti e soprattutto slogan, perché non stiamo facendo macelleria del diritto in Italia. Stiamo facendo sicuramente degli errori, stiamo facendo molte cose, ma non stiamo facendo macelleria del diritto, e non stiamo facendo soprattutto in questo distretto dove sulle spalle di troppi pochi magistrati è affidato un carico assolutamente straordinario. Io credo che per concludere dobbiamo tenere a mente le parole di Bernard Shaw: per ogni problema complesso c'è sempre una soluzione semplice, che è sbagliata. Grazie.
Naturalmente, se fosse arrivato prima l'intervento di Stefano, avrebbe determinato un altro giro di interventi, perché ha suscitato tutta una serie di commenti e di valutazioni che sarebbe stato interessante sviluppare, ma ovviamente il tempo è quello che è. Diamo la parola a Alfredo Sicuro, che è presidente di sezione della Corte d'Appello a Messina. Grazie, cerco di essere veramente breve. Salto tutta una parte che avevo pensato, perché intanto non metto minimamente in discussione quello che hanno detto un po' tutti, cioè che il doppio binario, la creazione di un regime di eccezione figlio di una logica di emergenza che in Italia abbiamo visto dai tempi del terrorismo fino a tempi più recenti, di improvvisazione, di creazione di sistemi incoerenti in cui si dice una cosa oggi, si cambia un mese dopo, vabbè, sono cose che conosciamo, che abbiamo già vissuto. Però volevo riflettere su come questa cosa si è sviluppata, cioè su come questa legislazione di eccezione a un certo punto si è cronicizzata, potremmo dire così. Volevo capire perché è successo questo. Perché alla fine, se l'emergenza si cronicizza, non è più emergenza, diventa la normalità, la fisiologia del processo, che è un po' quello che veniva stigmatizzato da qualcuno dei relatori. Però mi chiedo, ma voi veramente pensate che noi potremmo fare i processi di mafia con le regole ordinarie degli altri processi? Ma perché noi facciamo gli altri processi? Cioè, mi è capitato per le mani la proposta di revisione degli organici delle corti d'appello. Ho visto che la Corte d'Appello di Roma ha 50.000 procedimenti pendenti, cioè di questi 50.000 quanti saranno che arriveranno a sentenza e veramente produrranno una sentenza che produce quello che dovrebbe produrre una sentenza, cioè la neutralizzazione dell'imputato? Quanti? Nel nostro piccolo, noi in un anno abbiamo dichiarato il 48% di prescrizione, cioè forse c'è un doppio binario, ma l'altro è morto, o quasi, è un binario morto, per cui c'è un binario che più o meno produce e ha una certa efficacia, perché appunto secondo una logica di efficienza, sì, ma quale efficienza? Cioè l'efficienza di un processo che dura 6 anni, che dura 7 anni con l'imputato detenuto, per cui poi noi abbiamo il processo ultragarantito, ma l'imputato che sta in galera nel frattempo, per cui forse c'è qualcosa che dovrebbe... Poi vabbè, tralascio, c'è il binario morto, questo binario, poi c'è il TGV, cioè il processo dei pseudoscapisti che processiamo in una lingua che capiamo solo noi, a cui diamo 2 milioni di euro di multa, il processo è ai neri che portano 500 grammi di cocaina e compagnia. Quello è un altro capitolo, perché lì gli avvocati li abbiamo abrogati veramente, perché tanto quelli non pagano, cioè se vengono gli avvocati del gratuito patrocinio. Per cui, cioè, lo facciamo senza. Per cui forse dovremmo rivedere l'idea che non ci sono due binari, ce ne sono tre, e che hanno velocità diverse, che forse qualche differenza la fa in questo contesto. Poi riprendo, salto per essere più breve, riprendo una cosa che era stata detta all'inizio, credo, da Maria Rosaria e da Roberto, sul fatto del giudice di lotta. Cioè, per certi versi sembra una cosa assurda che in un convegno come questo bisogna sottolineare che il giudice non deve lottare, cioè dovrebbe essere una cosa fin troppo ovvia. Per cui il solo fatto che si senta questa necessità, una spiegazione ce l'ha, e noi che viviamo, che abbiamo vissuto, che viviamo in queste terre, che viviamo la pressione dei processi di criminalità organizzata, la pressione dell'opinione pubblica, della stampa, che ha bisogno di soluzioni semplici, per cui compare sul giornale quello e viene arrestato il sindaco del paese tot per mafia, se poi 4 anni dopo quello viene scarcerato, di chi è la colpa? Il ruolo del giudice ovviamente risente di questo tipo di pressione, ma questo, cioè, è una cosa che secondo me è una cosa che un giudice professionale sa ed è attrezzato per gestire. Ovviamente deve resistere a questo tipo di pressione, ed è secondo me fuori discussione il fatto che il giudice di lotta è un'aberrazione. Altro discorso, e riprendo qualcosa che aveva accennato prima Stefano, è il modo in cui tu approcci questo genere di processi senza avere la consapevolezza della complessità dei fenomeni. Perché è chiaro che se l'associazione mafiosa, ci sono le sentenze della CEDU, dal caso Contrada in avanti, ci sono le sentenze della Corte Costituzionale che dicono che una legislazione di eccezione è costituzionalmente, convenzionalmente accettabile, proprio perché si tratta di fenomeni di complessità eccezionale, di pericolosità eccezionale, tutto questo non può non tradursi nell'approccio del giudice
fenomeno. Un giudice pigro che si accontenta della superficie, che non cerca di scavare, che non cerca di raccogliere quello che può raccogliere rispetto a fenomeni che hanno una loro complessità e che vanno decodificati nella loro complessità, secondo me non è un buon giudice. Questo tipo di lavoro lo deve sicuramente fare, quindi è sicuramente assurdo pensare a un codice probatorio diverso per un processo di mafia per un processo normale. Però è anche vero che un processo di mafia è particolare perché è particolare il materiale sul quale tu devi lavorare, no? Certe volte io penso, no, come esempio proprio banalissimo, che se mi passate prima di pranzo, il collega Caratteri si è scagliato violentemente contro il padrino nel film, dicendo giustamente, perché lo sanno tutti, che è stato, che Coppola è stato in parte finanziato dalla mafia. Però è un gran film, a me piace, io l'ho visto, cioè non sarà, non avrà la carica ideologica della trilogia di Eisenstein, però è un bel film. C'è un passaggio nel Padrino parte seconda in cui il giovane Michael Corleone passa, vede uno che stava cacciando di casa una vecchietta che stava sfrattando, e gli dice ma sta vecchietta la faccia stare, non si metta d'accordo. E lui dice, ma che cosa vuoi, vattene, guarda, ti prendo a calci in culo se non te ne vai subito. Non dice, vabbè, poi chiedete in giro, riparliamo, non vi preoccupate. Il giorno dopo quello torna e dice, come non ci siamo capiti. Ora, nella banalità di questo episodio, è per dire che se io mi fermo alla superficie delle cose complicate che hanno dietro qualcosa che non può emergere, perché se l'associazione mafiosa si fonda sull'assoggettamento omertoso, una qualche ragione ci sarà. E per cui è fin troppo ovvio che se un testimone viene davanti a me e dice a spizzichi e bocconi qualcosa, non è la stessa cosa della lite tra vicini di casa, e c'è, e devo essere capace di capirlo. Poi devo avere la professionalità per riconoscere quando questo non si è tradotto in una prova. Però se mi fermo a questo, se non vado a fondo di questo, e qui non c'entra il doppio binario, e allora io sto facendo male, semplicemente sto facendo male il mio lavoro, perché non sono stato capace di leggere la complessità dell'esistente, la complessità del materiale che ho alla base. Posso fare un altro esempio concreto. Un processo che celebravamo a Locri, avevamo un imputato che era praticamente era accusato di avere costituito una locale in Liguria. Questo si difendeva disperatamente perché tutti quelli con i quali aveva costituito la locale erano stati giudicati in giudizio abbreviato a Genova ed erano stati tutti assolti. Per cui questo poveretto non capiva per quale motivo il GIP di Genova aveva fatto una sentenza. Cioè, ora tralascio chiaramente perché può essere pure che sia stato assolto poi nei gradi successivi, io non entro nel merito. Però per dire che il GIP di Genova evidentemente ha letto questo fenomeno come un fenomeno di gente calabrese che si incontravano tra loro e giocavano, avevano, mentre invece noi, vedendolo alla luce del resto del materiale che avevamo, della realtà locale, abbiamo letto tutto in un altro modo. Cioè, poi magari aveva ragione lui, io non mi permetto di dire che avevo ragione io. Però per dire che i fenomeni, questo tipo di fenomeni sono complicati e vanno visti nella loro complessità, non concentrando e non isolando, che poi è il lavoro che fanno soprattutto gli avvocati, isolare gli elementi di prova per dire vabbè, questo non significa niente, questo non significa niente, questo non significa niente, non significa niente, niente da solo, magari messo insieme qualcosa significa, no, è fin troppo. Perché da certe cose, soprattutto dette all'avvocato, spiegabili, io pensavo di trovarmi in una specie di Guantanamo, un processo in cui veramente tutte le garanzie grazie al doppio binario sono calpestate. Ora sinceramente io non me ne sono mai accorto, perché se parliamo di processo, cioè della parte processuale, della celebrazione del processo, sinceramente a me pare che 190 bis l'ha appena detto Stefano. Ora, non per tornare a quello che dicevo prima, cioè i due binari, quello morto e quello che cammina, cioè il 190 bis io l'ho vissuto in prima persona, cioè a Locri i giudici cambiano ogni 6 mesi, per cui ogni 6 mesi dovevo chiamare testimoni da tutte le parti d'Italia. L'avvocato, ma questo di Aosta che lo richiamiamo a fare? No, mi serve, bene, richiamiamo, domande, nessuna.
Ma giustamente, cioè, fossi un avvocato farei la stessa cosa, ma è la norma che è, la, è assurda. Ma che cosa c'entra? Perché viola il contraddittorio il 190 bis? Perché? Dov'è la violazione del contraddittorio? Cioè, è una norma, semplicemente una garanzia formale che serve a non far funzionare un altro tipo di processo. La, per il resto, nella parte processuale, la, la videoconferenza, no, gli avvocati stanno facendo 6 mesi di sciopero per la videoconferenza dei, dei deputati comuni, quella nel processo di mafia, sia 41 bis, sia il DAP descrive, cioè abbiamo problemi di sicurezza, non disponiamo alla videoconferenza, nessuno si lamenta. Cioè, alla fine, è questa la grande violazione. Quali sono queste violazioni del, che il doppio binario determinerebbe sul piano processuale? Quanto alle intercettazioni, certo, abbiamo fatti tutti i processi con intercettazioni, è ovvio che se io cavo una prova precostituita come l'intercettazione in un processo accusatorio, è ovvio che un problema si pone, c'è qualcosa che ovviamente entra in, in crisi, ma proprio per il tipo di fonte di prova. Poi se dobbiamo parlare di garanzia nel senso di minimizzare il rischio di far incappare un innocente in un processo di questo genere, io ho fatto i processi solo sui pentiti, cioè ma mille volte meglio adesso, proprio dal punto di vista del giudice, della mia coscienza di dire in nome del popolo italiano sto facendo qualcosa che ha senso. Cioè, a Messina nel 1994 con un'ordinanza furono arrestate 260 persone sulla base della dichiarazione di un pentito, sì, parliamo di preistoria giudiziaria. Però 260 persone rimasero in carcere un anno, furono scarcerate per decorrenza termine, il processo durò 10 anni e alla fine saranno state condannate una trentina. Cioè il problema vero è che quando poi ci concentriamo su aspetti marginali perdiamo di vista l'obiettivo, la logica del sistema, che secondo me è quella che è veramente malata. Vi ringrazio e chiedo scusa se ho... Grazie, grazie Alfredo Sicuro, intervento conciso, efficace e molto pregnante su una serie di punti. Ha chiesto di intervenire rapidamente Bruno Muscolo, presidente di sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Gli diamo la parola perché d'altra parte se siamo qui per confrontarci e sarebbe un peccato non sentire le opinioni dei colleghi. Sì, questo mio intervento non era programmato e sorge dall'esigenza di dissentire dagli ultimi due interventi. E ciò perché se oggi siamo qua e se abbiamo ascoltato i relatori prima, è perché io credo che ci sia veramente un'esigenza di discutere su un equilibrio tra le esigenze di garanzia e le esigenze di sicurezza. E l'intervento di Stefano non mi trova, non lo condivido assolutamente, come non condivido neanche quello del collega Sicuro. Noi se abbiamo ritenuto necessario prevedere questa giornata è perché proprio nel nostro operare quotidiano, nelle celebrazioni dei processi d'assise, dei processi per associazione mafiosa, per nella trattazione di misure di prevenzione, sentiamo sempre più forte l'esigenza di garantire i diritti, di garantire il contraddittorio. E quindi questa vostra discussione, che seppure per un verso può sembrare una discussione a livello teorico, ma non lo è, a mio parere, ci serve, è utile. Non è vero che l'avvocato parlava infondatamente in qualche modo delle misure di prevenzione fondate su sospetti, tant'è vero che la Cassazione poi si è dovuta esprimere su questo punto e distinguere tra sospetti e indizi, ed è altrettanto vero che il contraddittorio e la difesa nella fase originaria ma anche poi anche nel primo grado delle misure di prevenzione la vediamo poco e a poco spazio, e che le misure di prevenzione debbano essere ripensate non c'è dubbio alcuno, soprattutto quelle in materia patrimoniale, e quindi tutto questo vale anche nella nostra realtà, certamente Stefano, complessa, noi la viviamo
da 25 anni, da 30 anni che trattiamo tutti questa tipologia dei processi, ma la valutazione della prova, la valutazione degli indizi in materia cautelare non possono derogare da quelle esigenze di garanzia e di affermazione dei diritti che poi ci connota anche come corrente da quando è nata e che proprio in questo contesto attuale se mi pare di dover ritenere che debba rivivere proprio in questo senso. Quindi pur tenendo conto della nostra specificità, pur tenendo conto della necessità di analizzare gli elementi di prova che ci pervengono nel processo, nel dibattimento, noi non possiamo mai derogare da quei criteri, da quei principi, in relazione ai quali peraltro oggi sono state prospettate da tutti i relatori quelle situazioni critiche in base all'elaborazione sulla quale noi dobbiamo riflettere. Tutto qua.